non potevamo mancare alla tradizionale festa delle tagliatelle fritte a Monte Rubiano. Siamo qui proprio con lo staff delle massaie attorno a queste stupende tagliatelle fritte. Ma la tagliatella fritta è uno stuzzichino, ma è un supplì, no? Non credo. No, 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 è una cosa molto sostanziosa. È come primo. Com'è fatta? È fatta con la pasta fresca, è panna, c'è mozzarella, c'è carne macinata, è molto lavorata, insomma, è una cosa molto elaborata che se anche la spieghi non ci riesce di farla, bisogna guardare per vedere. Ma siete orgogliosi di questa tagliatella? Perché ogni anno aumenta la gente, quindi altro che orgogliosi, perché non è che va a deperire, aumenta sempre, quindi è una soddisfazione, se lavora però è soddisfacente. Ma la tagliatella fritta qui a Monte Rubiano, tutto pensavamo tranne che la tagliatella fritta. È un'idea di chi ha avuto questa inventiva? Come primo assaggio la gente gli sembra che sia un dolce, bisogna mangiarla per vedere com'è, perché tanti si gli sembra un dolce. Tagliatella fritta la esprime come dolce, invece no. Questo è un marchio depositato in comune e poi è per sovvenzionare la USD Monte Rubianese. Che quindi sport ed è la gastronomia, ma perché la tagliatella fritta è legata al calcio? Come è nata? È per dare più spinta ai giocatori in mezzo al campo. È nata circa una quarantina d'anni fa dal proprietario del ristorante Pazzi, poi un dirigente della società sportiva di Monte Rubiano ha preso in gestione questo ristorante e per sovvenzionare la squadra ha fatto questa sagra, ha organizzato questa sagra. Siete sempre più riconosciuti anche ad altre manifestazioni, siete andati a Fritto Misto, vero? Quest'anno siamo andati come prima volta anche a Fritto Misto, un successo buono, l'abbiamo fatta conoscere anche in Ascoli, e poi siamo stati anche Prologo in Vesta a Porto San Giorgio, giù è riscontrato un ottimo successo. Si cerca di collaborare insieme con le varie associazioni per poter portare avanti questo prodotto che è una cosa d'occhio del paese.